Poteva forse esimersi Cartoon Joe dal tema di questo mese? Benvenuti appunto nella mia rubrica dedicata ai film d'animazione. Come state? Spero tutto bene. Oggi parleremo delle mie eroine di ieri e di oggi che fanno parte, che sono protagoniste e coprotagoniste dei film d'animazione della mia infanzia o che ho visto in età più avanzata. E vi darò anche le motivazioni per il quale queste donne, queste donnine, donne, donnone, sono le mie eroine preferite. Partiamo subito da un personaggio di cui ho parlato ampiamente in una recensione apposita che vi lascio qua sopra, ovvero Pocahontas, protagonista del mio classico Disney preferito. Vi ho parlato già ampiamente di questo personaggio, ma in sintesi io adoro Pocahontas per i valori che incarna, per il dubbio esistenziale che ha nel diventare più matura, più adulta e quindi nel compiere delle scelte sacrificanti, forse alcuni aspetti un po' più frivoli della vita, ma che la fanno diventare una vera donna. Lei rifugge l'amore, o meglio, sacrifica l'amore in favore della propria famiglia e dei propri doveri in quanto principessa della tribù che le appartiene. Fantastica, soprattutto perché è vera, è vero che è una donna molto bella, è comunque ammirata tanto quanto tutte le altre principesse, ma allo stesso tempo lei incarna dei valori molto realistici anche al giorno d'oggi, valori che ricopre ogni donna e che io faccio molto miei, ecco. Subito dopo, un altro personaggio di cui ho parlato ampiamente in un'altra recensione che vi lascio sempre qua sopra, Mulan. Mulan è un personaggio fantastico, è una donna guerriera. Penso che tra tutte le principesse Disney, per quanto non sia una principessa, sia quella più meritevole di essere inserita in questa classifica, elenco, chiamatelo come vi pare. È una ragazzina come tante altre, timorosa forse anche un po' della vita, allo stesso tempo coraggiosa, per quanto riguarda le nuove sfide, curiosa del mondo e insomma impavida ma cupì. All'inizio del film. Quello che la spinge poi a diventare la Mulan che noi conosciamo, quindi a perseguire tutte le sfide che la vita le pone davanti, è il sacrificio nei confronti della propria famiglia. Quindi la propria famiglia è più importante della sua paura, delle sfide nuove, delle novità, del giudizio delle altre persone, in quanto lei è donna e quindi vittima della denigrazione da parte del resto del popolo. Lei prende tutto, se ne va e rischia la vita in favore della salute, del benessere della propria famiglia, dell'onore soprattutto della propria famiglia. Non gli interessa nient'altro se non questo. Questo fa di lei una grande donna, ci dà dei grandissimi insegnamenti. Quando arriva quel momento in cui lei è davanti a tutta la Cina che si inchina, io piango sempre caldissime lacrime. È una donna veramente dai grandissimi valori e dai grandissimi insegnamenti. Un'eroina un po' controversa. Avevo fatto il profilo psicologico di questa principessa tempo fa e, ripeto, è molto controversa perché è tanto bello come personaggio quanto utopico. Belle, l'adoro. È una delle mie principesse Disney preferite e nonché l'ultima principessa Disney che troverete in questo elenco. È una ragazza intelligente fuori dagli schemi in un mondo dove tutte le donne invece vivono di apparenza e di quello che gli si richiede, insomma. Belle, tra l'altro, sta in un periodo storico nel quale comunque la donna non aveva ancora tutti questi diritti di indipendenza, alla cultura e via dicendo. Lei va contro ogni legge possibile e immaginabile, contro i valori femminili, contro i canoni femminili, leggendo, acculturandosi, fregandosene anche nella stragrande maggioranza dei casi del giudizio altrui. Perché quindi Belle è un personaggio controverso? Perché contro, rispetto a questi valori che vi ho elencato, alla fine insegna qualcosa che è realmente utopico nel mondo normale, quindi andare con una persona che ti tratta male perché in fondo tu riuscirai a cambiarla e insegnarle i veri valori della vita, ad acculturarla e via dicendo, poi varia da situazione a situazione. C'è questo aspetto della relazione di Belle che non mi piace particolarmente perché illude e basta, ma il personaggio in sé di Belle è un esempio sicuramente per le bambine di ieri e di oggi. Un personaggio di un cartone che adoro, che mi piace tantissimo, proprio a livello femminile, è Sally, Sally di Nightmare Before Christmas. È un personaggio bellissimo perché è
come dice giustamente Babbo Nachele nel film, l'unica persona dotata di cervello all'interno di tutto il film, perché è l'unica che in maniera pratica valuta i pro e i contro della cosa, al di là che c'ha la premonizione che il Natale di Jack verrà distrutto dal fuoco e via dicendo. Ma è l'unica che prima di tutto conosce ciò che le dice il suo cuore e persegue questa cosa, senza però forzare la mano. Lei flirta con Jack, pur sapendo che lui non percepisce questa cosa, spera un giorno che lui se ne accorga, ma nella realtà lei naviga beatamente nella friendzone. Pur essendo nella friendzone, lei è una buonissima amica per Jack, oltre che grande risorsa dell'intera comunità della città di Halloween. Lei è un personaggio un po' marginale perché viene creato apposta per essere una brava donnina di casa, ma lei si ribella a questa cosa e fa quello che è meglio per l'intera comunità e per il suo adorato Jack, quindi bellissima questa cosa. Lei mi piace veramente tanto e mi piace soprattutto che alla fine ottenga effettivamente quello per cui lei lotta ogni giorno. Altro personaggio femminile che adoro tantissimo è Esmeralda dal Gobbo di Notre Dame. Non ho mai letto Notre Dame de Paris di Victor Hugo, ma so che nel cartone il personaggio di Esmeralda ha un valore un pochino differente rispetto a quello del libro. Nel cartone, appunto, quello di cui parliamo oggi, vive una vita ovviamente alla giornata, scappando ovviamente da tutti i pericoli che incorre andando contro la legge fondamentalmente, legge che però è ingiusta in quanto lei non fa nulla di male se non fare l'elemosina sostanzialmente, che comunque non è un male perché è l'unico modo che ha per sopravvivere. Lei si batte per i diritti non solo suoi, di se stessa, ma di tutto il suo popolo e di tutte le persone che, per quanto conformi, tra virgolette, alla razza, ecco, parigina, lei si batte per i diritti di tutti, tant'è che quando Quasimodo viene preso di mira in quanto deforme, lei lo difende a spada tratta, per quanto non lo conosca, lei non sa chi sia lui, va contro Frollo, lei rischia di morire pur di battersi per i propri diritti, insomma, è una gran donna, perfettamente conforme al periodo storico nel quale siamo. Oltre che una donna bellissima, seducente, via dicendo. Io non ci vedo niente di male nel personaggio di Esmeralda, anzi, veramente è un esempio per tante persone che magari pur di non affrontare il coraggio di lottare per qualche diritto, preferiscono stare a guardare e lamentarsi magari dietro a una tastiera. Personaggio di cui vi ho parlato di recente in un wrap-up perché ho visto i film di recente, Ellen Parr alias Elastigirl da Gli Incredibili. Ellen è la mamma, Ellen è la mamma perfetta, la mamma reale, la mamma che riesce a combattere il mondo, a combattere il male nel mondo da supereroe e allo stesso tempo la cosa più supereroica che fa nella vita è gestire 3 figli e un marito. Si vede palesemente che i pantaloni in famiglia li porta lei. Lei è in grado di vedere obiettivamente quali sono le priorità della vita sua e della sua famiglia e mette al primo posto la famiglia, a prescindere da quello che può essere quello che piace a lei o meno. Quindi è la mamma ed è la donna in tutti noi. Concludendo il discorso Disney, parliamo di Imelda da poco. La storia di Imelda in realtà passava un po' in sordina. Ho letto un post sul gruppo dei fan di Impero Disney, bellissimo discorso di riflessione sul personaggio di Imelda. È una grandissima donna in quanto lei si ritrova moglie di un musicista che fa un lavoro che già di per sé paga poco, ma lei si fida di lui. Lui, poi conosciamo la sua storia, comunque se ne va di casa per un lungo periodo lasciando lei da sola con una figlia piccola. Lei aspetta e spera, aspetta e spera, aspetta e spera, alla fine lui non torna più e lei, anziché disperarsi e basta, dopo un primo momento di disperazione, si rimbocca le maniche e stravolge la sua vita, dandosi un nuovo obiettivo perché capisce che disperarsi per una cosa futile, tra virgolette, come l'amore, non servirà altro che peggiorare le cose. Quindi lei stravolge la sua vita e quella della sua intera famiglia, forse anche un po' nell'errore, perché poi vediamo quali sono le conseguenze di questo gesto, ma è una gran donna che, ripeto, si rimbocca le maniche in favore della propria famiglia e del proprio benessere. Lei riesce a distaccarsi da un amore così grande come era quello per Hector, vive la sua vita, capisce quali sono le vere priorità della vita, distaccandosi da quello che in realtà era quello a cui lei teneva di più, quindi la musica e l'amore. Personaggio di cui vi ho già parlato nel video dedicato ai personaggi protagonisti dei film DreamWorks, personaggio che adoro, molto femminista, Gaia da Gallina in Fuga. Gran gallina!
Non posso dire una gran donna, diciamo che è un personaggio femminile veramente dai grandi valori. Anche lei mette davanti il suo popolo, la sua famiglia, rischiando la vita, mettendosi in castigo, tra virgolette, in punizione, molte volte in favore del benessere della propria famiglia, mette gli altri sempre al primo posto. Quando si ritrova a dover mettere se stessa al primo posto, ne rimane delusa. L'insegnamento che ci dà è comunque che il fatto di mettere gli altri al primo posto non necessariamente non ti ripaga, anzi, al contrario, alla fine della fiera sarai comunque mille volte più soddisfatta che a pensare solo a te stessa. Ed è un insegnamento che oltretutto dà al personaggio protagonista maschile, ovvero Rocky, che si ritrova a confrontarsi con questa persona. Questa gallina, questo altro personaggio così diverso da lui, che però gli insegna veramente qual è il senso della vita e non è pensare agli altri, ma pensare agli altri arricchendo se stessi. Oltre al fatto che Gaia è un personaggio molto combattivo, e a me le donne che combattono piacciono da impazzire. Personaggio bellissimo, Fiona. È un personaggio molto bello che si evolve benissimo all'interno dei quattro film di Shrek, dedicati alla saga di Shrek. Fiona parte da principessa, inseguendo i valori che le vengono insegnati, pur essendo lei internamente una persona completamente diversa da quello che la società si aspetta da lei. Parte appunto da principessa e il fatto che lei poi si trasformi in un'orchestra non fa di lei un principessa di serie B, ecco, perché i suoi valori con cui è cresciuta comunque permangono, ma allo stesso tempo si permette di essere se stessa al di là di quello che gli altri possono pensare, in favore dell'amore, in favore soprattutto dell'amore verso se stessa. E questa è una cosa bellissima, un bellissimo insegnamento, soprattutto ti insegna che per quanto tu possa essere non conforme, tra virgolette, ai canoni di bellezza che ci sono nel mondo, prima o poi la tua anima gemella arriverà, non è necessario che tu sia perfetta per poter trovare l'amore perfetto, anzi. Ultimo personaggio del nostro elenco, personaggio che io adoro, Anastasia. Anastasia non c'è un valore principale per il quale mi piace il personaggio, anche se il fatto di questa ricerca della famiglia, il fatto che lei comunque rimanga fedele a se stessa, ai suoi obiettivi, mi piace molto. Mi piace proprio come personaggio, mi piace il suo carattere, mi piace come si approccia agli altri personaggi. In generale è una gran donna, oltre che bellissima, è una gran donna dai grandi valori e dal gran carattere, quindi mi piace tantissimo per quello. Insomma, tutte queste eroine dei film d'animazione hanno fatto di me la donna che sono in piccola o gran parte, mi hanno impartito degli insegnamenti che a tuttora trovo validi. Quindi adesso tocca a voi, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono le vostre icone femminili dei film d'animazione che vi fanno ancora adesso sognare un mondo migliore e che vi spingono a dare il meglio di voi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace quello che faccio su questo canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 15 di marzo con Baking Joe, invece ci vediamo con il prossimo Cartoon Joe il 3 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima!